Bonsoir, mesdames et messieurs. Au sein de l'Institut orthophrénique, avec mon collègue Giuseppe Montesano, nous avons suivi les méthodes scientifiques inventées par Ritard. Non, arrêtez. Et puis ces trucs scientifiques, c'est barbant. Racontez-nous une histoire. Quando ho cominciato i miei studi, era impensabile che una donna facesse medicina, poiché la conoscenza del corpo umano doveva restare esclusivamente maschile. La strada per raggiungerlo era impervia. Terribile. Mario, guarda, ci sono mamma e papà. Ciao. Vorrei che venisse a vivere qui, con noi. Ma sai che non è possibile? Quello che è impossibile è non aver potuto riconoscere mio figlio. Pourquoi ne pas vivre ensemble tous les trois? Il faudrait nous marier. Je ne veux devenir la propriété de personne. Credete davvero che il loro posto sia un istituto pedagogico? Oggi sappiamo che anche i piccoli idioti possono imparare. Les idiots restent idiots, ils ne guérissent pas. Je crois que c'est le moment de libérer l'enfance grâce à une pédagogie scientifique. È un'educazione piena d'amore. Per educarli, noi li abbiamo prima di tutto amati. Guardi come sono concentrati. Sembrerebbe che intuiscano come servirsi. Tu stai un po' esagerando, Maria. Io non posso continuare a farmi schiacciare dal tuo egoismo e dalla tua passione. Ma quanto vale un successo se il prezzo da pagare è questo? E voi, Maria, quel avenir vous regarde? Je vais révolutionner l'école.